All but getting off all these antibiotics. All but stopping eating when I'm filled up. All but them transparent dangling carrots. But that ever elusive kudo. Thank you, India. Thank you, Terra. Thank you, Desalojamen. Thank you, Freddy. Thank you, Consequence. Thank you, Silence. E come ogni venerdì arriviamo al nostro ultimo appuntamento della settimana. Ancora ben ritrovati alle Cantine di Platone, grazie per averci seguito in tutta questa settimana. Grazie anche a Sara per la sua bellissima voce e per averci fatto compagnia. Questa settimana abbiamo conosciuto un'autrice giovanissima che ci è venuta a trovare qui alle Cantine di Platone. Oggi ve la voglio ancora presentare e andiamo a concludere con lei il discorso sul suo libro. E lei è Vittoria Tomasi. Ciao Vittoria. Ciao. E di nuovo ben ritrovata, grazie per essere venuta qui alle Cantine. Allora, Anita è la setta dei padroni del tempo, il libro di cui abbiamo parlato questa settimana è un fantasy totalmente inventato, come ogni fantasy che si rispetti, e l'abbiamo raccontato in questi giorni e la storia prende un po' spunto dal personaggio realmente esistito di Anita Garibaldi, poi da lì sì. In realtà sono nate delle storie che non hanno nulla a che vedere con lei, però hai comunque mantenuto un po' le ambientazioni, perché la storia è ambientata in Brasile e poi anche nel Ravennate. Certo. E ieri parlavamo della tua esperienza, no? del tuo esordio professionale, del fatto che sei una giornalista che ha partecipato a Miss Italia e siamo arrivati a parlare dell'anno 2011. E io continuerei un attimino a ripercorrere con te questo percorso. Nel 2012, abbiamo detto ieri, sei diventata giornalista e hai iniziato anche a collaborare con Comacchio TV come esatto. Giornalista e anche come presentatrice in diverse serate sul territorio. E nel frattempo continuavi la tua collaborazione con l'agenzia assicurativa, perché insomma esatto. Abbiamo detto che sei anche assicuratrice. Com'è stato l'avvento anche in TV a livello insomma di presentazione? Come ti sei trovata? Raccontaci un po' la tua esperienza. Guarda, io mi sono trovata subito benissimo perché alla fine davanti ad uno schermo ormai ero di casa, perché con tutte le varie presentazioni oppure tutorial che avevo girato per la Sony sì. Ormai ci avevo fatto l'abitudine, diciamo, e quindi trovarmi a fare la giornalista in TV era una cosa fantastica, perché era l'unione delle due cose, abbinare le due cose, esatto, intervistare personaggi, assistere ad eventi, e quindi poi ovviamente dovevi trovare le giuste parole, ma alla fine, essendo giornalista, lavori con le parole. Infatti, quindi è un piacere. Il problema, diciamo, non è un tuo problema. Nel 2013 invece è stato l'anno dedicato alla specializzazione, alla stesura della tua prima opera. Sì. E ti sei laureata nel novembre del 2012 e hai intrapreso un corso per ufficio stampa. E da settembre invece, sempre del 2012, intendevi? No, settembre l'iscrizione alla specialistica, sì, dici, sì, da settembre 2013, ah, perché ecco, avevo quindi, perso, quindi non anno. Riuscivo Ti sei iscrivere. Iscritta alla facoltà di marketing e comunicazione sì. Aziendale dell'Università di Urbino. Di Urbino, quindi esatto. Sei anche un po' a pendolare. Sì, diciamo che sono iscritta part time perché lavorando non sì, riuscirei certo. A seguire le lezioni e quindi vado ad Urbino a dare gli esami. Quindi. E poi nel frattempo continui a scrivere per il giornale e per tuo diletto, ovviamente. Esatto.
Come fai ad unire tutte queste cose, giornalismo, presentazioni, testimonial, libri, studio? Guarda, me lo chiedono in tanti. Fidanzato, come fai a fare immagino tutto? Tu sei anche esatto. Dolcemente fidanzata, felicemente sì, fidanzata. Sì, adesso è imbarcato anche... però comunque... In che senso? È imbarcato, lui è terzo ufficiale Ma pensavo l'ho imbarcato, l'ho... no scherzo. Quindi ogni tanto per qualche mese va via, e poi via, torna. Quindi tu puoi continuare a fare le esatto, tue cose. Esatto, riesco a scrivere molto di più, diciamo che dedico più tempo alla scrittura. Lo tradisci con la scrittura, esatto. Che è un dolce tradimento. E quali sono i tuoi progetti per il futuro? Sappiamo che stai per pubblicare il tuo primo romanzo, perché insomma, romanzo che non esatto, non fantasy. Non fantasy. Stai scrivendo il continuo di Anita. Esatto, poi continuo a scrivere anche altri racconti che pubblico in diverse antologie. E poi appunto di laurearmi appunto per il 2016. E poi vediamo cosa viene avanti. Intanto continuo a scrivere, organizzare presentazioni. Ma in cuor tuo, no? Cioè, qual è il tuo sogno più grande? Cioè, quando tu ti ci vedi da grande, sì. Sei giovane ancora, come ti ci vedi? Guarda, a me piacerebbe davvero vivere di scrittura perché è una cosa che amo fare e quindi fare la cosa che ti piace e farla diventare un lavoro credo che sia una cosa fantastica. Perciò vivere di scrittura, magari presentare autori, comunque girare. Quindi comunque continuando mondo. Più o meno a quello che esatto, stai facendo sì, adesso, sì, però sto, in maniera ovviamente più stradando, stabile. Sto già bravissima. Quindi sei già sulla strada, per cui... Sì, spero proprio di sì. Beh sì, lo sei, assolutamente. Yeah. Che bambina sei stata? Ma io ero una bambina molto particolare perché comunque giocavo sempre di fantasia. Pensa che quando andavo in spiaggia ogni giorno ero un personaggio diverso. Le mie amiche mi vedevano e mi dicevano chi sei oggi? Quindi ero Cenerentola, la principessa delle scarpette rosse, Biancaneve. Quindi giocavo già molto di fantasia da quando ero bambina. Poi sono sempre stata sportiva, con nuoto, pallavolo, mi dedicavo molto allo sport e già avevo iniziato a leggere e scrivere, come ti dicevo già alle elementari avevo questo quadernino a righe, ancora lo tengo, cioè davanti l'immagine di Adamo ed Eva e lì scrivevo le mie storie, il mio racconto e poi mi correggevo perché con la penna rossa c'erano anche, le correzioni. Proprio autocritica tutto, proprio, tremendo, vabbè. Poi oltre alle varie presentazioni del libro in libreria che stai facendo in giro esatto. Con il tuo romanzo, hai girato anche numerose scuole medie sì. E anche superiori. E questo progetto, raccontaci un po' che cosa prevedeva e qual era l'obiettivo. Era stato organizzato dalla casa editrice oppure è stata una tua iniziativa? No, è stata una mia iniziativa che poi l'editore mi ha appoggiato. Perché questo romanzo è anche dedicato ai ragazzi perché comunque è una scrittura abbastanza semplice sì. Quindi non complicata. Ed è facile da leggere e perciò avevo pensato di poterlo presentare nelle scuole ma in una maniera un po' originale perché alla fine si sa che i ragazzi con una presentazione di un libro magari sì. Possono annoiarsi sì. Soprattutto medie superiori e allora ho pensato di coinvolgerli quindi ho tratto dei dialoghi dal mio romanzo e dopo una breve presentazione chiamavo i ragazzi sul palco o in aula magna insomma dipende da dove sì. Ero ospitata e gli facevo interpretare il personaggio, quindi gli dicevo magari qua Pola che è arrabbiato, urla pure, tranquillo e si divertivano tantissimo tra l'altro perché a parte un inizio, l'inizio che era un po', sai, un po' di timidezza sì, davanti certo. Ai tuoi compagni, però dopo si lasciavano andare ed era davvero divertente vedere come interpretavano i miei infatti personaggi. Infatti tu hai detto, no? Cioè, scrivi, sì. È sempre bello vedere quanti nuovi volti possono assumere i tuoi personaggi. Sì, decisamente. Quindi è stata comunque per te, hai terminato queste cursive? No,
vorrei avere ancora una presentazione in un'altra scuola e poi comunque continuerò, perché poi fra poco uscirà anche il continuo, è quasi finito, quindi poi proseguirò con questa iniziativa che è piaciuta molto sia ai ragazzi che alle insegnanti. Beh, anche perché poi voglio dire, sei più o meno coetanea, soprattutto con i ragazzi delle superiori. Esatto, quindi, c'era l'occasione anche noioso come quando magari ti arriva, che ne so, lo scrittore con la barba che ha 60 anni, allora un ragazzo, cioè c'è uno scarto d'età generazionale molto ampio. Sì, quello sì, ero molto più vicina ai ragazzi, poi magari potevamo parlare anche della mia esperienza nel giornalismo, degli studi che ho intrapreso, sai, le superiori magari devono scegliere che cosa fare. Infatti ci sono stati, immagino, anche dei dibattiti con loro. Quali sono le domande più frequenti che ti hanno rivolto? Soprattutto per diventare giornalista, che scuola devi fare, qual è stato il tuo percorso, come hai iniziato a scrivere per un giornale, quelle per il giornalismo, oppure come hai fatto a pubblicare, perché magari quindi ho trovato molti molto ragazzi che scrivono, sai, molti ragazzi anche seconda, terza, sì, superiore, che scrivono racconti, mm-hmm, e quindi erano interessati anche a quello. È molto bello. Bello. Faccio anche a te questa domanda, perché la scorsa settimana è stata qui da noi un'autrice giovanissima, anche lei appena 21enne, sì, e le chiedevo quali sono le problematiche che secondo lei i giovani d'oggi, no, devono affrontare. Lo chiedo anche a te, vorrei sentire il tuo punto di vista, perché anche tu fai parte di una generazione comunque molto giovane, quindi rappresenti un po' i giovani d'oggi. Quali sono secondo te le difficoltà che i giovani oggi devono affrontare, anche dal tuo punto di vista ovviamente? Allora, soprattutto la difficoltà adesso, come poi non solo i giovani, è quella di trovare un lavoro, quindi molti fanno fatica o si buttano sull'università, molti sono indecisi, vedo molti, sì, indecisi, ecco, che magari anziché provare a cercare un lavoro decidono di fare un'università a caso, sì, magari non sono stati presi, sì, da qualche parte, proprio per portare avanti una scelta. Magari alla lo studio fine diventa dovrebbero... un pretesto per dire vediamo, esatto, cosa succede poi. Vediamo cosa succede, magari non inizio a lavorare adesso perché non ne ho voglia, oppure non trovo, provo a studiare una materia che magari non mi piace neanche, quindi magari non finisco neanche gli esami, capito? Quindi li vedo molto indecisi, soprattutto molti miei coetanei. Poi ovviamente ci sono quelli inquadrati che sanno dove vogliono arrivare, certo, fanno di tutto per farlo, però ci sono anche molti indecisi. Quindi molta indecisione. Sì, sì. E ci lasciamo con un'ultima domanda, insomma abbiamo parlato dei tuoi progetti futuri, hai le idee ben chiare, lo sai perfettamente. Che cosa ti auguri per te, per il tuo futuro, al di là poi della professione in generale, per la tua vita e anche a questo punto nel mondo dei giovani, quindi per il futuro in generale, ecco? Allora, vabbè, per il futuro io spero che si aprano molte strade anche e soprattutto per i giovani in termini di lavoro, di opportunità, venga dato spazio anche alle idee dei giovani, perché ce ne sono tante di valide. E per il mio futuro spero che si aprano nuove opportunità anche per me, di essere felice, continuare a scrivere, viaggiare e avere un futuro sereno, insomma. E noi te lo auguriamo. Anita e la setta dei padroni del tempo, questo è il libro di cui abbiamo parlato questa settimana. Lei è Vittoria Tomasi, io ti ringrazio, è stato davvero grazie un piacere, grazie a te, davvero, averti qui, e ti auguriamo davvero tutto il successo che meriti. E, insomma, quando poi c'è una buona volontà, una bella ragazza, intelligente, brava, cioè come non augurarti il meglio? Grazie. Ben mille. Vengano persone così, davvero. E io invece lascio il compito a Sara di concludere in musica la nostra settimana culturale. Le Cantine di Platone tornano dopo il weekend con un nuovo autore, tante storie da raccontare. Mi raccomando, non mancate, vi aspetto. I'm sorry for the times that I didn't come home. Left to lie in the bed alone. Was flying high in the sky when you need my shoulder. You're like a stone hanging round my neck, see. Cut it loose before you break my back, see. Before I grow older. I'm sorry, but I'm gonna change my way. You know I try, but I'm still the same. I've got to do it all my way. It's too bad, but that's me. What goes around
spend my wings to embrace it for life. Suck it out this love, 'cause I'll never be nobody's wife. Get out this love, I will never be.